Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia cucina e in questo nuovo video in cui, come vedete dal titolo, andremo a parlare di questi hamburger qui, che in realtà sbaglio a chiamare hamburger perché sono i next level burger che sono comparsi alla Lidl. Sono, tra virgolette, la versione poraccia del Beyond Meat, dei Beyond Burger, insomma, sono burger vegetali. E come poi andremo a vedere, in realtà qua sono un po' nascosti dall'etichetta, sono molto molto simili a degli hamburger normali, tradizionali. Questi qui sono a base di funghi con proteine di piselli, frumento e soia. Vi faccio vedere un attimino come si presentano, quali sono gli ingredienti e i valori nutrizionali come al solito. Vi faccio vedere ovviamente anche la cottura e ci vediamo a breve per quelle che sono l'assaggio e le mie considerazioni. Eccoli qua, i due hamburger sono piccolini, perché la confezione è da 220 grammi, una cosa del genere, quindi per 3 euro considerate che non avete molta carne. Adesso, essendo un po' spessi, ho il dubbio che siano cotti, ma in ogni caso vi faccio appunto vedere l'assaggio così. Ok, pronta per assaggiare questi next level burger. Sembrano anche cotti all'interno, strano ma vero. Vi faccio vedere un pochino più da vicino e assaggiamo. Effettivamente la consistenza è assolutamente quella della carne. Non, se fosse solo per la consistenza e anche un pochino per il profumo, probabilmente un appassionato di carne, un carnivoro, non si accorgerebbe che sono carne tra virgolette finta. Al sapore, secondo me, si sente che c'è tra virgolette qualcosa che non funziona, quindi secondo me se dovete darli a qualcuno che è molto scettico per quanto riguarda prodotti vegani e vegetariani, non è il caso. Detto questo, io chiudo il video per poter mangiare in tranquillità i miei hamburger, i miei next level burger. Se il video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante perché non sapevate dell'esistenza di questa finta carne, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, in maniera tale da seguirmi in tutti i prossimi video, anche di assaggi, perché ne arriveranno almeno uno al mese nel prossimo periodo. Se avete provato questi burger qui o quelli della Beyond Meat, quelli un pochino più famosi, fatemelo sapere con un commento qui sotto, fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Vi ricordo che probabilmente nel momento in cui vedrete questo video io sarò già in Germania per la mia terza stagione ormai. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito vi dico, have a nice life!